Ben ritrovati, siamo al 14° giorno del nostro percorso e sono davvero felice di seguire insieme a voi il grande medico che accompagna oggi sulla via della guarigione le persone agiate e ricche. Cristo ha detto: è più facile che un camelo passi attraverso la crugna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Questo nel Vangelo di Matteo al capitolo 19. Tuttavia lo troviamo a Gerico, nella casa di Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco. La sua presenza nella casa di un capo dei peccatori, e per di più ricco, oltre ad aver attirato l'antipatia delle persone che odiavano i ricchi, ci insegna la difficoltà di operare in loro favore. Infatti dice: è più difficile per un ricco entrare nel regno di Dio, ma con la sua presenza in quella casa dimostra che il Vangelo è per tutte le persone e chi non si vergogna del Vangelo va, come lui ha fatto, a salvare ciò che era perduto. Tra l'altro, tra i 12 discepoli di Gesù c'era anche Matteo Levi, di cui si dice che sedeva al banco delle imposte, quindi presumibilmente una persona ricca con una grande autorità e potere sociale. Anche lui, Gesù disse: seguimi, ed egli alzatosi lo seguì. Abbiamo dedicato diversi giorni per parlare dei nostri doveri nei confronti dei poveri, ma l'autrice del libro che stiamo leggendo dice: dovremmo rivolgere altrettanta attenzione ai ricchi che sono stati trascurati. Molti li considerano irrimediabilmente perduti, senza speranza, e fanno ben poco per aprire gli occhi di chi, accecato e abbagliato dallo splendore degli onori terreni, ha perso di vista l'eternità. Migliaia di ricchi sono morti senza che nessuno presentasse loro le verità eterne. In realtà, molti fra loro, nonostante l'apparente indifferenza, sono molto preoccupati. La Bibbia non condanna nessuno semplicemente perché è ricco. Non è il denaro, ma l'amore per il denaro, la fonte di ogni male. È Dio che dà all'uomo la forza di acquisire le ricchezze. Esse rappresentano una benedizione per chi le possiede e per tutta la società, se chi le gestirà saprà operare come amministratore dei beni di Dio. Infatti l'Apostolo Paolo, che ha goduto molto del sostegno delle famiglie facoltose, nella sua missione nel mondo afferma: ai ricchi di questo mondo ordina di non essere di animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo. Di fare del bene, di arricchirsi di opere buone, di essere generosi nel donare, pronti a dare, così da mettersi da parte un tesoro ben fondato per l'avvenire, per ottenere la vera vita. Così riporta il testo di 1 Timoteo capitolo 6. Allora, come accompagnare sulla via della guarigione chi a causa della propria agiatezza è molto tentato, molto più tentato degli altri? Perché sapete, è molto più semplice non bere da un bicchiere vuoto, ma è molto più difficile non bere da un bicchiere sempre pieno. L'autrice, prendendo spunto dalla storia di Cornelio, il ricco centurione romano, e dal testo dell'Apostolo Paolo che abbiamo appena citato, ci suggerisce: 1. Non tutti sono in grado di agire per le persone facoltose. Chi desidera farlo deve ricercare in Dio la saggezza, l'impegno e l'amore necessario per guidarli a Cristo. Non è necessario sfociare grandi filosofie e mostrare di appartenere alla loro classe o avere soldi e proprietà. Ciò che li colpirà veramente sarà il disinteresse e la disponibilità con cui si presenterà il messaggio del Vangelo. 2. È necessario sottoporre alla loro attenzione i principi della temperanza
in vista del grande piano di Dio per l'umanità. Da una parte possiamo rivelare gli effetti negativi che si manifesteranno nel soddisfare i piaceri che riducono le forze fisiche, mentali e morali. Dall'altra, aiutarli a comprendere la loro responsabilità come amministratori dei doni di Dio. Parlare loro dell'opportunità di investire nell'educare bambini e giovani ad inserirsi nella società o collaborare per il bene della società in generale. Devono imparare la gioia di donare, la felicità di essere collaboratori di Dio. Un messaggio proposto così, pochi lo rifiuteranno. 3. Se capiranno che non siamo interessati affatto ai loro beni, ma al loro benessere, come nel caso di Zaccheo, una volta conquistati dalla grazia di Dio, sarà Dio stesso a indicare loro in che modo possono partecipare alla sua opera. Durante il tuo momento di incontro con Dio, chiediti quanta preghiera, quante energie dedichi alle persone facoltose. Chiede Dio di verificare se nel tuo cuore c'è invidia, addirittura odio per i ricchi, e chiedi l'amore necessario per pregare per chi gestisce potere e ricchezza. Se invece sei una persona facoltosa, analizza assieme a Dio in preghiera chi sono le persone della tua classe sociale che ti chiama ad evangelizzare. Chiedigli di rivelarti se ha dei progetti per i beni che ti ha affidato e come vuole che tu lo faccia. A tutti auguro un buon incontro di preghiera e a domani. Thank you.